Posso dire la verità, la cosa che mi ha colpito è che gli imprenditori ormai sono muti sulla scena politica italiana in questi mesi, secondo me per le botte che hanno preso, ecco, sbagliando alcune cose, poi magari perché ci sono anche crisi di credibilità per alcuni loro asset, però su questo tema per esempio sono stati zitti, mentre invece tutti quanti abbiamo visto e apprezzato, per questo l'abbiamo chiamato a spiegarcelo. Nel mondo sindacale c'è chi ha alzato la voce e ha detto no, con coraggio e con lucidità, possiamo dire, ragioniamo, voglio dire, dal punto di vista del lavoro e dei lavoratori, ne abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di più tasse per i robot? Ecco, ed è stato Marco Bentivogli, leader segretario della FIMCISL, i metalmeccanici della CISL, che su questo ha detto: io non sono molto d'accordo. Allora, grazie di essere qui, Marco, e grazie di quello che fai nel dibattito pubblico italiano, oltre che come segretario della FIMCISL. Perché sei intervenuto su quel tema mentre gli imprenditori stanno stati zitti? Ma infatti credo che, buongiorno a tutti, credo che il problema vero è che manchi una cultura moderna imprenditoriale in questo paese, e infatti il dibattito sulla tassa, sui robot, si sposa anche con la fuga dall'impresa che il capitalismo nostrano ha fermato, con qualche giustificazione, perché il nostro è un paese antindustriale, però è pure vero che anche si è dissipata una cultura innovativa, coraggiosa, e sono tutti appunto un po' dietro un dibattito vecchio. Ma io non sono un pochino contrario, io sono radicalmente contrario alla proposta di Bill Gates, anche perché ha distrutto, se vogliamo stare sul suo linguaggio, molti più posti di lavoro, il personal computer e Microsoft Office rispetto ai robot. I robot sostituiscono un operaio e Microsoft Office sostituisce impiegati a tutto spiano, ma il ragionamento non può essere questo. Noi appunto sentivo la vostra discussione, che mi sembra un po' più centrata. Se leggiamo i giornali italiani, sembra che il nuovo asse di innovazione e di protezione dei lavoratori sia tra Bill Gates e la Camusso. Ecco, io mi auguro proprio di poter stare su un altro piano un po' più serio. In Italia la tecnologia non ha distrutto posti di lavoro, o meglio, la mancanza di tecnologia in Italia ha distrutto ripetiamolo, la carenza di investimenti tecnologici distruggendo il potenziale di produttività del paese. Come io sono tra coloro che teorizza che i sindacalisti debbano studiare, perché il bla 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 sindacale non copre nulla, non riesce più a spiegare neanche la propria punta delle scarpe, se io guardo la mia esperienza, nella mia esperienza il settore elettrodomestico, che era quello che occupava gran parte dei metalmeccanici, è completamente sparito per poca tecnologia. Le produzioni dei televisori in Italia, dei telefoni, sono spariti per poca tecnologia nel processo, nel prodotto, eccetera, eccetera. Allora, su questo ragionare in un momento in cui finalmente riusciamo a spiegare anche attraverso il ministro Calenda che chi investe nell'impresa deve avere il vento delle vele anche di uno Stato che comprende, che non lo ostacola, e proprio in questo momento, per cui cerchiamo di dire, chi investe in innovazione con criteri seri, senza bandi stupidi, deve poter avere il vento nelle vele di investire, cosa diciamo? La tassa sui robot. In Italia sarebbe ridicola, perché abbiamo avuto 87 miliardi di disinvestimenti dal manifatturiero. Infatti. E proviamo a pensare, se penso al mio specifico, Federmeccanica ha una dimensione, una taglia dimensionale media, 12 dipendenti. Arrivare a investire su robot è una cosa già grande. Se proviamo a immaginare se c'è una tassa sui robot, non solo questo, poi questa concentrazione del dibattito sui robot è piuttosto ridicola. Ricordo a tutti che la robotizzazione nel grande manifatturiero italiano, penso alla Fiat Uno, arriva nell'86 con Comau, esatto, e realizza le linee completamente robotizzate. Per cui Industry 4.0 non sarà una semplice robotizzazione. Il problema è appunto in Italia non vedersi mai nel futuro, non stare in una logica di sfida, e per cui parte questa salmeria di argomentazioni tutte difensive, perché il futuro bisogna assolutamente temerlo, e questo diventa il modo. Ecco, io faccio un ultimo suggerimento dai californiani. Intanto comprendiamo un po' di furbizia che hanno, come si dice, su Musk e su altri. Dai californiani importiamo le cose buone,
questa idea che il mondo nel futuro avrà un 10% dei lavoratori e un 90% con reddito di cittadinanza, non solo non è sostenibile economica, ma certo, è anche eticamente una follia, posso dire. Io sono d'accordo. Dire. Per cui invece di tassare i robot, possiamo, come dice il mio amico Lucisano, detassare il lavoro sul serio. Oh, esatto, esatto. Applauso finale! Perdonate, io raramente mando in onda questa roba, ma tutto l'intero svolgimento sulle conclusioni, scusa, ve lo puoi rimettere? Rimettiamola. Oh, vogliamo quelli che ragionano così. Oh, senti, punto. Ma per la prossima presidenza di Confindustria noi possiamo fare un po' di adesso non inguaiamolo, non inguaiamolo noi. No, perché? No, anzi, io penso che lei sbagli radicalmente, così almeno le do una mano, così magari diventa presidente di Confindustria. Allora, vabbè. No, il guai è che mi dicono che questi sono ragionamenti liberisti, ma non sono. Io penso che siano ragionamenti di sinistra, pensate un po'. No, ma capisco, perché l'idea è, io così, se si investe più in queste cose, ho una roba che si chiama più occupati. Pensate un po' quanto che guaio. Che guai, i salari più alti, perché chi lavora con un robot ha una qualificazione professionale più alta, per cui ha un salario più alto, una stabilità del posto di lavoro maggiore e una qualità del lavoro migliore. Sono cose che fa schifo, punto di domanda. No, infatti, ma io infatti nella mia vita sogno di perdere tutta la vita dalla sinistra dove sta Bentivoglio alla sinistra di Bentivoglio. Questo è il mio auspicio. Grazie, e grazie anche di aver detto in conseguenza di questa settimana che la categoria, i lavoratori del settore meccanico sono esposti alla concorrenza, cari signori tassisti, da decenni e decenni. E allora perché loro sì e altri no? Ecco, anche questa domanda giusta, secondo me, l'ha avanzata nel dibattito pubblico questa settimana il segretario della FIM. Grazie, grazie, grazie. Noi torniamo tra un momento.